Buon pomeriggio e ben trovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca giudiziaria. È stato ascoltato dal GIP questa mattina a Pescara il neo presidente della cooperativa La Rondine, cooperativa che è coinvolta nell'inchiesta sulla presunta gara della ASL pescarese truccata per la gestione delle residenze per disabili psichiatrici. Allora, per il resoconto di questa mattinata, per avere ulteriori dettagli, siamo in collegamento proprio con l'esterno del Tribunale di Pescara, dove c'è il nostro Giuseppe Dintino. Buon pomeriggio, Giuseppe. Buon pomeriggio dal Tribunale di Pescara, dove continuano le indagini sulla presunta gara truccata da 11 milioni di euro per la gestione di residenze per disabili psichiatrici alla cooperativa La Rondine di Lanciano. Cooperativa che dopo l'arresto del rappresentante legale della cooperativa Domenico Mattucci, il Consiglio d'amministrazione si è riunito, ha nominato un nuovo presidente, Alberto Giuliani, che questa mattina è stato ascoltato dal GIP Colantonio, alla presenza anche dei PM Benigni e Sciarretta, titolari dell'inchiesta. Il colloquio, che si è protratto per circa un'ora, si è concluso con un rinvio per il 30 aprile, data in cui la cooperativa potrebbe essere interdetta dalla partecipazione ad ulteriori appalti con la pubblica amministrazione, quanto prevede il modello 231 per evitare appunto reati di corruzione. Il presidente ha detto di voler essere Il neopresidente di voler essere collaborativo con i magistrati, totalmente trasparente, soprattutto nell'interesse dei circa 650 dipendenti della cooperativa e dei loro 10.000 assistiti. Noi abbiamo ascoltato ciò che hanno detto all'uscita dall'incontro con il GIP e PM, il neopresidente della cooperativa e il suo avvocato. Vediamo le interviste. Abbiamo fornito una serie di documenti sulle attività che la cooperativa ha posto in essere subito dopo la misura cautelare e abbiamo anche rappresentato ai magistrati in un clima di grande attenzione. A dire il vero, per le attività che vengono svolte dalla cooperativa, abbiamo anche rappresentato la necessità di eseguire alcuni strumenti, di portare avanti alcuni strumenti di tutela, soprattutto di natura special preventiva. Mi riferisco al modello 231 della legge 2001, che abbiamo, modello organizzativo che abbiamo già dato incarico a un professionista, ma che è necessario che venga implementato, venga eseguito e realizzato per poter avere uno strumento che sia una guida per il futuro rispetto al compimento di reati della stessa specie. Da questo punto di vista era un impegno che abbiamo preso già dal primo consiglio di amministrazione e questo impegno lo dobbiamo eseguire. Noi tendiamo con la documentazione che abbiamo prodotto, con gli atti prodotti, peraltro con un'assemblea molto sentita e molto partecipata della cooperativa, abbiamo già disposto una serie di cambiamenti verso la discontinuità, soprattutto per quanto riguarda la governance. È ovvio che oltre a questo c'è necessità, e di questo ne siamo consapevoli, tant'è che l'avevamo già deliberato, l'adozione del modello 231, che oltre alle parole ci siano anche i fatti, e su questo lavoreremo nei prossimi giorni per poter adottare o quantomeno rendere adottabile un modello per i comportamenti futuri. Saremo trasparenti e tutta la legalità possibile e immaginabile. Abbiamo degli operatori fantastici e li tuteleremo fino alla fine, sia gli operatori che l'utenza, che è tantissima. Quindi saremo in trincea, ma lavoreremo duro, ecco. Abbiamo appena ascoltato le parole del neo presidente della cooperativa La Rondine dopo l'arresto del presidente Domenico Mattucci, che avrebbe consegnato, secondo quanto dichiarato anche dall'altra indagata, la coordinatrice della cooperativa Luigia Dolce, ora ai domiciliari, Mattucci avrebbe consegnato un Rolex dal valore di 12.000 euro, ad oggi scomparso, e una busta di soldi
a Sabatino Trotta, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Pescara, ex esponente di Fratelli d'Italia, che ricorderete si è suicidato in carcere a Vasto il giorno stesso in cui è stato arrestato. Nella giornata di oggi è stato nominato anche colui che si dovrà occupare della perizia informatica su smartphone, tablet, computer e quant'altro nell'ambito di questa inchiesta, che è l'ingegnere informatico Davide Ortolano, che per la perizia avrà a disposizione 60 giorni di tempo a partire dal 23 aprile. Al momento dal Tribunale di Pescara è tutto, linea che può tornare allo studio. Grazie, grazie a Giuseppe Dintino. Noi proseguiamo sempre con la cronaca. Compie una spaccata in piena notte a Pescara, ma viene bloccato dagli agenti della squadra volante. In manette è finito un ventenne che è stato arrestato dalla Polizia di Stato in flagranza di reato quando ancora era all'interno dell'esercizio commerciale, la casa della Lampadina di Viale Vespucci. I poliziotti, che alle 2 della scorsa notte stavano pattugliando la zona transitando davanti al negozio, hanno notato la vetrina infranta e un grande pezzo di cemento utilizzato per la spaccata. Subito entrati all'interno del locale hanno individuato il giovane, che alla vista degli agenti ha lasciato cadere la refurtiva e si è dato alla fuga. Prontamente bloccato dagli agenti, lo stesso è stato arrestato per furto aggravato. Il ventenne è stato poi medicato dal personale medico in questura a seguito delle ferite procuratosi ad entrambe le braccia durante il furto, infrangendo la vetrina. Il magistrato di turno ha disposto gli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del processo. E ora a scuole a Pescara. È più che positivo il bilancio dei primi 10 giorni. Dopo il lungo stop per il Covid, proseguono negli istituti scolastici gli screening per studenti e insegnanti. Il servizio di Paolo Renzetti. Assessore, sono passati 10 giorni dalla riapertura delle scuole dopo il lungo stop a causa dell'emergenza sanitaria. Situazione, lo possiamo dire, tranquilla, sotto controllo? Sicuramente abbiamo una bella situazione. Ad oggi ormai sono trascorsi 10 giorni, non abbiamo nessun caso di positività in tutte le scuole che abbiamo a Pescara. Una novità positiva che abbiamo avuto è quella che abbiamo fatto lo screening nelle scuole medie la settimana scorsa. Su 1800 alunni che sono stati tamponati sono risultati positivi soltanto 2 bambini. Questa settimana abbiamo fatto lo screening alle scuole superiori e anche qua sembra che le cose non vadano molto bene, e chiuderemo questa settimana, sabato e domenica, lo screening alle scuole elementari. Per le scuole elementari sabato e domenica. L'obiettivo è di arrivare al termine dell'anno scolastico, assessore, diciamo, con una situazione possa permanere così come quella attuale. Ci auguriamo sicuramente tutti di poter arrivare alla fine dell'anno scolastico in tranquillità, però noi monitoreremo tutti i giorni la situazione con i presidi e anche con i genitori dei ragazzi. Possiamo dire che c'è stata una grande sinergia tra l'amministrazione comunale, i dirigenti scolastici, gli studenti e anche i genitori degli studenti in quest'ultimo periodo? Allora, io sento i presidi giornalmente, perché voi per un problema, voi per un altro, e stiamo facendo veramente, come dici tu, un lavoro molto molto sinergico, quindi stiamo facendo veramente un ottimo lavoro. Il Comune di Teramo in queste ore sta valutando la possibilità di concedere alle palestre cittadine spazi verdi pubblici dove svolgere le proprie attività all'aperto. Una soluzione che permetterebbe di rimettere in moto il settore sportivo, che vive un drammatico stallo a causa della pandemia. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Il Comune di Teramo pensa ad una soluzione green per far tornare a lavorare palestre e centri sportivi cittadini chiusi a causa del Covid. In queste ore si sta discutendo della possibilità di concedere loro aree del lungo fiume per le lezioni all'aperto. Come i ristoranti hanno i loro dehors, anche le palestre, grazie a questa iniziativa dell'amministrazione comunale, potranno utilizzare il suolo pubblico per svolgere le proprie attività. Stiamo, diciamo, pensando di offrire quelli che sono gli spazi verdi della città alle realtà che intenderanno usufruirne, per utilizzare questi spazi o per implementare la loro attività nell'ottica di una ripartenza anche delle strutture. Gratuitamente? Allora, su questo stiamo lavorando, perché ci sono alcune
diciamo, c'è la normativa nazionale che prevede che l'occupazione di suolo pubblico sia esentata per le attività di esercenti bar e ristoranti, quindi stiamo capendo se si può estendere anche a queste realtà, quindi ci sono una serie di verifiche in corso. Ovviamente quello che ci preme è di rendere fruibile quanto più massimo possibile tutto quello che può agevolare e andare incontro alle esigenze di questo momento. Quando deciderete definitivamente? Allora, la nostra intenzione è quella di confrontarci anche con queste realtà, ma a breve, ecco perché diciamo, stiamo andando anche incontro alla bella stagione e anche diciamo, non abbiamo quasi più, non hanno più neanche il tempo di aspettare. Oltre alla concessione di spazi pubblici all'aperto, il Comune di Teramo sta discutendo con le palestre anche su una riduzione sostanziale della Tari. Tutto questo nell'ottica di una ripartenza. Un cumulo di 200 tonnellate di rifiuti costituito da cemento e traversine ferroviarie è gestito in quantitativi difformi rispetto a quanto autorizzato. È stato sequestrato nella zona della Fondovalle del Sangro dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale. La ispezione dei militari ha portato alla luce una serie di prescrizioni non rispettate, quali la mancata alberatura perimetrale e l'assenza di un abbattitore di polveri derivanti dalla frantumazione del materiale inerte gestito dalla ditta, nonché la non corretta gestione delle acque di prima pioggia. Il titolare della ditta che gestisce i rifiuti è indagato per la violazione dell'articolo 256 del Codice dell'Ambiente, che prevede l'arresto da 3 mesi a 1 anno o l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro per chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione. Sono stati inoltre riscontrati illeciti di natura amministrativa per la non corretta compilazione dei registri di carico e scarico. Andiamo avanti, firmato l'accordo tra la proprietà aziendale della Betafence di Tortoreto e i sindacati, ora inizia la fase di rilancio. Soddisfatto l'assessore regionale Quaresimale, il servizio. Assessore, buone notizie per la Betafence e per i lavoratori dell'azienda di Tortoreto, questo accordo raggiunto con i sindacati proprio nelle ultime ore. Sì, una giornata storica perché finalmente si è raggiunto l'accordo tra i vertici della Betafence e le rappresentanze sindacali. Sono molto soddisfatto perché voglio ricordare che a luglio i proprietari della Betafence avevano deciso di delocalizzare l'azienda in Polonia con una grave perdita di occupazione sul territorio. Invece adesso abbiamo raggiunto questo accordo, un lungo lavoro difficile, alcune volte anche contorto perché i tavoli spesso sono saltati, ma da parte mia ci sta sempre il massimo impegno. Devo ringraziare anche i sindacati e i lavoratori che da questo punto di vista sono stati molto bravi e pazienti per cercare di salvare il loro posto di lavoro. Quindi un'azienda che rimane sul territorio, che garantirà l'occupazione perché sono stati scongiurati i licenziamenti, e quindi sicuramente una buona notizia. Inizieranno con la nuova linea produttiva, quindi saranno formate le persone, e questo significa che questa azienda così importante vuole continuare a investire sul territorio, e quindi questo è sicuramente, come dicevo, una vittoria per tutti, e quindi siamo felici di questo epilogo positivo. Sicuramente questa pandemia ha accentuato un po' le crisi aziendali. Voglio ricordare l'altro giorno c'è stato l'incontro al MISE per quanto riguarda la Brioni, ma abbiamo altre aziende sicuramente che stanno appunto subendo dei pregiudizi da questa crisi sanitaria, ma che si percuote sull'economia, e poi abbiamo altre realtà anche in Val Vibrata che già sono in crisi, come l'ATR, l'Aveco. Cerchiamo di fare il massimo, mettendo il massimo impegno. Come regione metteremo in campo tutte le azioni possibili nell'ambito delle nostre competenze. Ed ora lo sport, Serie B, è arrivato l'annuncio in tarda mattinata, la partita tra Pescara e Virtus Entella è stata rinviata al prossimo 27 di aprile. Vediamo il servizio.
Pescara Virtus Entella è stata ufficialmente rinviata. La comunicazione ufficiale da parte della Lega B è giunta in tarda mattinata. Nello stesso documento è fissata già la data del recupero, martedì 27 aprile, ovvero il giorno dopo il termine del provvedimento di sospensione firmato ieri dalla ASL. Come si legge sempre dal comunicato, il presidente di Lega ha disposto il rinvio su istanza della Pescara Calcio, presentata sulla base dell'articolo 3.1 del comunicato dello scorso ottobre, che recepisce le indicazioni del protocollo, in particolare nella parte che consente alle società di spendere un bonus, cioè chiedere per una sola volta il rinvio della partita quando si hanno più di 8 calciatori positivi. I cancelli dello stadio Adriatico Cornacchia resteranno chiusi ed è stata così evitata una inutile pantomima che avrebbe visto la presenza allo stadio dell'arbitro designato, Gariglio Di Pinerolo, e della Virtus Entella, che si sarebbe sobbarcata una inutile e lunga trasferta. Ora resta da vedere come saranno gestite le prossime due giornate in cui il Pescara, da provvedimento ASL, non può giocare. Ieri sera si è riunito d'urgenza il direttivo di Lega per discutere delle conseguenze sul campionato, dello stop della ASL al Pescara e la eventuale necessità di rimodulare le date del finale di stagione. Direttivo ripreso nella tarda mattinata odierna e che dovrebbe portare alla elaborazione di una proposta che sarà ratificata nell'assemblea di Lega, convocata anche questa d'urgenza per dopodomani, domenica 18 aprile alle ore 15 in videoconferenza. L'ipotesi che sta prendendo quota è quella di fermare il campionato dopo la giornata che si giocherà in questo weekend. La 35esima giornata, infrasettimanale di martedì, e la 36esima nel prossimo fine settimana slitterebbero e con loro anche le successive ed eventualmente anche le date di playoff e playout. Da un lato le pressioni soprattutto di quei club che non vorrebbero ritrovarsi ad avere poche partite da giocare quando il Pescara tornerà in campo conoscendo gli altri risultati. Dall'altro c'è da dire che i biancazzurri, quando giocheranno con l'Entella martedì 27 aprile, non avranno potuto sostenere alcun allenamento collettivo. In quali condizioni, dopo due settimane di sostanziale inattività, una squadra potrà scendere in campo? Sicuramente non ottimali, e usiamo un eufemismo. L'Empoli a Reggio Emilia si è presentato con soli due allenamenti nelle gambe, provvedimento ASL scaduto il 7 aprile, il 9 Toscani in campo a Reggio Emilia. Si attende dunque l'esito del direttivo? Se le giornate non dovessero slittare e non potendo più il Pescara spendere il bonus, c'è il rischio di due partite che resteranno programmate con Cosenza e Reggiana. Entrambe le squadre si presenteranno e poi la palla passerà al giudice sportivo, cui il Pescara dovrà recapitare memorie e documenti allegati su tutto il provvedimento della ASL che ne accertino l'impossibilità a presentarsi allo stadio e giocare. E rispetto a quanto detto nel servizio c'è un ulteriore aggiornamento, perché si è concluso il direttivo che era proseguito nella tarda mattinata di oggi. Ebbene, al contrario di quanto era emerso ieri sera, ci sarà sì un blocco del campionato, almeno questo è l'orientamento, ma dopo aver giocato comunque le prossime giornate, cioè quella che si svilupperà domani, il prossimo infrasettimanale e nel prossimo fine settimana. Si giocheranno anche la 35esima e la 36esima giornata regolarmente, dopodiché ci sarà il blocco del campionato. Il 27 aprile e il 1 maggio saranno date utilizzate per i recuperi del Pescara, le prime due partite da recuperare, dopodiché ci sarà un ulteriore turno di campionato che si disputerà il 4 di maggio, poi il 7 maggio un ulteriore recupero da parte del Pescara e la chiusura del campionato arriverà il 10 di maggio. Dunque blocco del campionato sì, ma non a partire dalla 35esima giornata, cioè il turno infrasettimanale. La 35esima e la 36esima giornata si giocheranno regolarmente e poi ci sarà il blocco del campionato per consentire al Pescara di smaltire i recuperi. Questo è un orientamento, ma poi l'ufficializzazione arriverà in sede di assemblea di Lega domenica 18 aprile ore 15, la convocazione. Ora la Serie C, a due giorni dal match con il Bisceglie nel Teramo restano da sciogliere i dubbi circa le presenze del difensore Diakité, che ha la pubalgia, e l'attaccante Birligea, afflitto da noie muscolari. Salgono le quotazioni per Vitturini a sinistra al posto di Tentardini. Il tecnico Paci riproporrà dunque la difesa a 4 dal primo minuto. Del suo momento e del finale di campionato ha parlato il giovane attaccante Chiere Mateng, ascoltiamolo.
le occasioni e provare a lasciare un segno che magari finora un po' ti è mancato. Sì, è da quando sono qua che sto cercando di sfruttare al meglio ogni opportunità che mi dà il mister. Già mi sono capitate due occasioni lampanti come quella di domenica, che alla fine era fuori gioco, poi anche episodi come a Caserta che si sono ripetuti anche domenica, dei rigore, non rigore, a Potenza. Diciamo che mi è sempre mancato qualcosa, e ora che siamo alla fine cercherò ancora di spingere di più sull'acceleratore per far sì che questo gol venga fuori. Sicuramente ho fatto progressi, diciamo che la fatica comincio a sentirla meno, cioè soffro meno. Già domenica, anche se ho fatto un tempo intero, penso di essere riuscito a reggerlo bene, quindi diciamo che sotto quel punto di vista ho lavorato e i risultati penso che si possano vedere. Diciamo che sicuramente nessuno è contento, perché in settimana si lavora forte, molto, e però i risultati diciamo che non sono dei migliori. C'è un po' di delusione, però comunque siamo speranzosi, perché alla fine chi lavora e non molla, alla fine di tutto ce l'ha vinta. Quindi noi siamo fiduciosi sia per domenica che per le partite a venire. E ora il ciclismo. A seguito della positività al doping riscontrata al proprio atleta Matteo De Bonis, Lavini Zabù ha rinunciato al Giro d'Italia. Intervenuto alla trasmissione Velo, il patron Valentino Sciotti ha parlato con amarezza dell'errore di De Bonis e soprattutto della scarsa solidarietà ricevuta dal mondo del ciclismo. Ascoltiamolo. Ci sono cose in tutta questa storia che mi hanno infastidito parecchio. Sembrava quasi che ci fosse un interesse, ci fosse un vantaggio, ci fosse qualcosa dietro, o un atleta modestissimo che non ho mai incontrato, che sicuramente non avrebbe mai corso un Giro d'Italia, che ha fatto un gesto riprovevole, ma l'ha fatto per se stesso, di sicuro non per avvantaggiare il team o lo sponsor. Certo. Quando un atleta si dopa, se gli va bene, l'anno dopo ti cambia squadra perché ha vinto delle gare e ti chiede il doppio dei soldi, una piccola squadra non lo può dare, e quindi se ne va via. Qual è il vantaggio del piccolo sponsor? Nulla. Il doping va combattuto, è la rovina dello sport, a prescindere. È un qualcosa di riprovevole a livello etico, è un qualcosa che fa del male a tutte le persone corrette, che sono la stragrande maggioranza degli sportivi, fa del male agli appassionati e a tutto il resto. E in tutto questo mi sarei aspettato anche un attimino di solidarietà in più da chi ha avuto gli stessi problemi che abbiamo avuto noi. Noi dobbiamo fare squadra, noi dobbiamo dire questo è un disgraziato, sti disgraziati non li vogliamo, e non dire il problema è tuo perché è venuto nel tuo team. No, il problema è di tutti quanti noi. Il ciclismo italiano non ha più il World Tour, non ha grandi sponsor per colpo di questo modo di pensare. Io, se permettete, avevo già deciso di uscire dal ciclismo in Italia, di puntare a un ciclismo World Tour, un ciclismo diverso, con paesi diversi, con situazioni diverse, di non dover chiedere più niente a nessuno per correre o non correre. Non ci sono favori a vantaggio mio o a svantaggio di qualcun altro. Se una squadra italiana non corre, a me dispiace, qualunque essa sia. Io non ho fatto il Giro d'Italia, pur avendo il progetto etico più bello che il mondo del ciclismo ha mai avuto. Non ho visto nessuno strapparsi le vesti.
Prima di chiudere gli appuntamenti di calcio a 5 e di pallavolo, nel futsal nessuna formazione abruzzese sarà impegnata in questo fine settimana in attesa delle varie Final Eight di Coppa Italia che vedranno protagoniste la prossima settimana ben 5 formazioni nostrane: Acque Sapone Unigros, Colormax Pescara, Montesilvano Francavilla e Florida Pescara. Per quanto riguarda la pallavolo, domenica alle 17 grande attesa per gara 2 degli ottavi di finale tra Aversa e Abba Pineto. Nel primo confronto il sestetto del presidente Abbondanza ha vinto 3-0 per evitare la bella che si giocherebbe al Pala Santa Maria mercoledì 21. Ai pinetesi basterebbe vincere con qualsiasi punteggio. In B, in influente recupero domani tra Alba Adriatica e Macerata, i ragazzi di Petrelli sono già ammessi alla seconda fase. In B1 femminile invece la Connetti.it Chieti dovrà assolutamente vincere a Trevi per sperare nella quarta piazza utile per accedere ai playoff. Io vi ricordo che tutti i servizi che avete visto in questa edizione a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.